Alla puttana. No, no, dove sto andando? Di qua. No, sopra di qua, è giusto, è giusto. Ormai sto pezzo lo riconosco, quella cascatella lì mi suggerisce. Vai, toh, tieniti una bella, ho sbagliato, tieniti una bella capra, vai. Perché no? Non sono troppo vicino, mi sa. Scusate se a volte sbaglio i tasti, ma porca puttana, non sono abituato. Proprio un'ottima idea. Sì, ma non servirà a farti passare il mal di schiena. Vuoi che ti compri una medicina? D'accordo. Prendi una delle mie sculture in legno e usala per pagare la medicina. Me l'ha già data, vero? Sì, ok. L'ha intagliata il nonno l'inverno scorso, grazie. Ok, Madonna, si ritorna giù. Vai, un'altra bella camminata. Se uscivo lo vediamo, se riesco come ho fatto prima. No, mi sa che qua è troppo ripido. No, ok. Ah no! Perché è ancora lì? Ah, non l'ho presa! Fanculo, fanculo, fanculo! Sapevo fosse in automatico. Lo sportello dell'armadio è chiuso. Lo sportello dell'armadio. Ah, è là la chiave. Leggiamo insieme. No, non voglio. Leggiamo insieme una rana narratore. Si ferma, significa che manca una parola. Fai clic, ma proviamo. Allora. Ok. Il lupo e le sette caprette. Un giorno le sette caprette erano da sole Ah. a casa. Ma Si sentì fanculo. bussare alla porta e una voce profonda e rauca disse: Apritela! Porta! Vabbè, questo sì. Sono io, la mamma! Le caprette non si fecero ingannare dal lupo cattivo. Benché si fosse addolcito la voce con il gesso, lo riconobbero dalla Dalla zampa questo. nera. Solo quando la ricoprì di farina in modo da farla bianca come quella della loro mamma, le caprette si lasciarono ingannare e aprirono la porta. Ma allora sono Si deficienti. nascosero in giro per tutta la casa, ma il lupo le trovò e se le mangiò. Ho la faccia. Solo la più piccola, che si era nascosta nella cassa dell'orologio, riuscì a sfuggirgli. Poco dopo tornò la mamma e si spaventò tantissimo trovando la casa vuota. Con l'aiuto della settima capretta, tagliò la pancia del lupo, che nel frattempo si era addormentato. Gli altri piccoli erano ancora sani e salvi perché il lupo, per troppa ingordigia, li aveva ingoiati interi. Poi riempirono la pancia del lupo di Attoni. mattoni. Al suo risveglio, il lupo aveva una sete terribile. Andò al Al pozzo. pozzo, ma il peso delle pietre che aveva nella pancia lo fece precipitare giù. Le caprette, che ormai non avevano più nulla da temere, gioirono urlando: Il lupo è morto! Il lupo è morto! Madonna, molto cruento. Fosse uscito adesso, il lupo si sarebbe. Sarebbe prima di tutto gay. Il lupo. Il lupo con l'asterisco scritto. E poi sarebbe bello felice insieme alle caprette. Ok, la cosa è qui. Ok. Vai. Madonna, come cazzo si è aperto? Ok, ora ce l'ho, perfetto. Si va, no, ok, si va giù là, perfetto. Nella casetta quella lì, Madonna. Allora, inventario. Meno male che l'inventario doveva sparire da solo. Finché non lo chiudi non puoi andare avanti.
Madonna, chissà in quanti hanno giocato a questo gioco e chissà in quanti l'hanno finito. No, no, voglio essere il primo. Qua. No, qua forse mi ammazzo. Qua forse mi ammazzo. Sì, qua minchia, qua non riesce. No, no, via, via, via. Provo a fare una scorciatoia, anche se potevo tranquillamente andare di lì. Perfetto, non ha bisogno di medicina per il mal di schiena. Ok, allora, vediamo qual è il primo. Ma è il venditore di tutto, non mi pare di aver visto una farmacia io. Sì, è un venditore per tutto. Proprio un bel lavoro. L'hai intagliato il vecchio dell'Alpe l'inverno scorso? Sì, signor negoziante. Lo vorrei scambiare con una medicina. Molto volentieri, signorina. Quanto era semplice la vita di un tempo, però. Cioè, era difficile, ma da un'altra parte era molto più semplice. Cioè, era molto più dura, però. Gli scambi sono sempre stati una cosa che io ho sempre amato. Cioè, prova adesso a scambiare una cosa di lei. Una scultura di legno a un farmacista, ti sputa in faccia quello. Da notare la qualità del terreno. Sembrano tante facce, sembrano tipo i totem. Sembra un totem e continua a tremare, sta Heidi. Ma come trema? Sembra un totem, che si vede da qui, sembra un totem. Per far capire quante tech sono state proprio appiccicate lì con lo sputo. Dai! Ecco perché si sente le capre, il pascolo è qua vicino, ma io mi sto perdendo. No, sto andando giusto. La capra non ha fatto un cazzo, il nonno è morto. Però non è una cosa brutta che ogni volta cambia il posto, eh. Se fosse un gioco di merda sarebbe stato sempre lì fu fermo fuori dalla stessa posizione. Vai. Vai. Ah, grazie mille, Heidi. Con questa domani starò certamente molto meglio. Eppure è Quella sera, realistico. quando Heidi andò a Perché dormire, sennò era già fu bello felice sveglio di che sentire il correva. nonno russare. Sapeva che la medicina aveva funzionato. Immaginò quali avventure avrebbe vissuto ora che non doveva più temere i pericoli della montagna. Ma questa è una storia che racconteremo un'altra volta. Oh, è finita. Bella. Ok, punti 41. Successivo. Una lettera da Francoforte. Ma no, adesso guarda. Con tutto il rispetto, ma ci si vede al prossimo video. Ciao ciao.